Per il derby della categoria Under 16 scendono in campo Frosinone e Latina. Padroni di casa in maglia gialla che si schierano con Capogna in porta, Ventura, Esposito, Pesco Solido e Marchetti in difesa, Nascin Ben, Antonellis e Candelaresi a centrocampo, Veneruso e De Foro sugli esterni in avanti a supporto di Merola, unica punta centrale. Risponde il Latina in maglia nera-azzurra con Gallo in porta, Ruscetta, Lorenzi, Panzavolta e Zaccaria in difesa, Canestrelli e Di Fusco a centrocampo, Piermarini, Corelli e Mizzoni a supporto di Tobia. Nel 4-2-3-1 di mister Zuccarini, tutto è pronto per l'inizio del match. La gara si accende al 12° minuto del corso del primo tempo. Arriva il gol del vantaggio del Frosinone. Palla sulla corsia di sinistra per De Florio, che si accentra e con il destro trova l'angolino alla sinistra di Gallo per la rete del momentaneo 1-0 del Frosinone. La splendida marcatura da parte di De Florio, che prende la mira, rivediamo nel replay, con il destro trova una traiettoria che non lascia scampo a Gallo e la rete del momentaneo 1-0 del Frosinone. Frosinone che 2 minuti più tardi rischia di passare anche sul 2-0 nel colpo di testa di Pesco Solido. Si salva in qualche maniera Gallo. Al 15° occasione anche per il Latina con Corelli che entra in area di rigore dalla sinistra, calcia però debolmente, nessun problema per Capogna. Ci prova ancora il Frosinone al 25° sempre con De Florio, la parata di Gallo. Poi ancora il Latina al 25° con Corelli, qui il bel numero sul difensore avversario, poi il tiro di sinistro alto sopra la traversa. Al 29° del primo tempo arriva la rete del 2-0, la mette a segno Merola, il bomber del Frosinone che trova il gol al 29° 2-0 in fuori della formazione di casa. Rivediamo il replay con Merola. Raccoglie il pallone sulla tre quarti, primo dribbling secco sul difensore del Latina, poi la conclusione in caduta da parte del numero 9 del Frosinone, rete del 2-0. Passano 6 minuti e arriva anche la terza marcatura dei padroni di casa, sempre con Merola che ruba il pallone a retroguardia pontina, si invola verso l'area di rigore, resiste alla carica di un difensore e con il destro mette alle spalle di Gallo per la rete del 3-0 al 35° minuto nel corso del primo tempo. La doppietta di Merola, rivediamo anche in questo caso il replay con Merola che ruba palla, resiste all'attacco di Panzavolta, entra in area di rigore con la punta del piede destro, mette il pallone alla destra di Gallo per la rete del 3-0. Nel secondo tempo il Latina prova a rendere meno pesante il passivo, qui ci prova Di Lelio con il destro, nessun problema per Capogna. Al 22° scaramucce tra Mattia, il numero 14 del Latina, e De Florio. Il direttore di gara decide di ammonire entrambi i giocatori, poi continuano le proteste da parte del numero 14 del Latina, Mattia, e arriva allora il cartellino rosso nei suoi confronti. Latina che rimane quindi in 10 uomini per larga parte della ripresa. Il Frosinone prova a portare a 4 le proprie marcature qualche istante più tardi, qui con la conclusione da parte di Iorchi. Nel finale al 41° del secondo tempo arriva il gol della bandiera della Latina ed è una splendida rete quella messa a segno da Casini, che da posizione impossibile trova una traiettoria che sorprende Capogna. Rivediamo con il sinistro, pallone all'incrocio di Bai dalla parte opposta e gol del 3-1. E questa è l'ultima emozione dell'incontro. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara. Frosinone batte Latina 3-1.